anche se siamo ancora a poco più di un terzo. Non abbiamo ancora fatto il giro di Roma. Per cui un po' di prudenza non guasta, il risultato è sicuramente importante e ci conforta fino a questo momento, per cui non può che essere salutato positivamente, nel senso che ci conforta capire che i cittadini in misura significativa hanno ritenuto credibile e valida per la città la nostra proposta. Al ballottaggio secondo lei c'è ancora margine per insomma aggiungere qualcosina? Vediamo l'esito finale. Noi siamo già una coalizione ampia che rappresenta molte posizioni, un pensiero diffuso ma al contempo coeso, perché nasce da un percorso, non nasce dall'oggi al domani ma nasce da un percorso di 6 mesi, per cui diamo garanzie alla città di una solidità e di unità di intenti. Valuteremo alla luce dell'esito finale del voto le eventualità di apparentamenti che però non sono per nulla scontati, vedremo. Ecco, lo spiegavamo prima, Mario Pastore, candidato sindaco del cosiddetto terzo polo tutto tomasco, ha detto che non si è mai visto una candidata sindaco che va al ballottaggio con un 14%, se dovessero essere rispettate anche alla fine più o meno queste percentuali, lei cosa ne pensa? Sì, se rimane in quei termini anch'io trovo abbastanza sorprendente questo risultato, pensavo che si attestasse attorno al 20%, il PDL, se il risultato è effettivamente in questi termini credo che sia molto significativo come giudizio pesante della città nei confronti dell'operato dell'amministrazione. È quello che in un certo modo auspicavate, che la città forse punisse, possiamo dire così, il punisse, facesse, mostrasse di aver colto che quello che è stato fatto non è stato un bene per la città e è una volontà di percorrere una strada nuova e diversa. Se per quanto riguarda i risultati di lista, il PD si conferma, secondo me, per quanto ne sa, il primo partito tomasco? Non ho i dati perché mi state facendo girare. Non ho avuto modo di fermarmi a guardarli perché mi state facendo girare da tutte le come una trottola, per cui non ho avuto ancora modo di vedere i risultati. Sono certo che saranno positivi per tutte le liste, perché tutte le liste erano formate da persone molto valide radicate in città, per cui mi auguro che vada tutto bene. E un'ultima cosa, perché sappiamo che la stanno aspettando all'auditorio Don Guanella, dove seguirà il risultato finale insieme a tutti i suoi sostenitori. L'ultima cosa, si è visto un grande calo di preferenze. Si è visto un grande calo di partecipazione, questo al di là delle responsabilità di questa amministrazione uscente, che sicuramente non ha favorito l'amore per la politica da parte dei cittadini, è comunque un elemento che deve essere guardato con grande senso di responsabilità da parte di tutti, anche da parte nostra, e quindi richiederà un ulteriore impegno anche da parte nostra, a partire da noi, per cercare di riavvicinare i cittadini alla politica, perché una mancata partecipazione al voto del 40% dei cittadini è sicuramente un dato rilevante che deve essere pesato nella giusta misura. Però anche le poche preferenze. Preferenze, non so, io sono convinto che nelle liste vedremo. Io per le liste che mi sostengono so che ci sono persone molto radicate sul territorio, quindi mi aspetto che ci siano numerose preferenze, non posso fare nessun commento perché non ho visto i dati. L'ultimissima cosa, poi prometto lo lascio andare, Rapinese, se fossero rispettati questi dati sarebbe una vera sorpresa, perché il pronostico su di lei era abbastanza uniforme da tutte le parti. Cosa ne pensi invece di questo Rapinese? È sicuramente un risultato significativo, penso che se è attorno all'8-9% è sicuramente un risultato rilevante, se poi lo sommiamo a 5% del Movimento 5 Stelle va un po' a fare il paio con quanto si sta verificando a livello nazionale per questo tipo di proposta. Vinto di metodo politico. Non so, chiamatela come volete, però un segnale un po' a questo. Grazie mille. Come ci siamo impegnati, dobbiamo essere più efficaci, evidentemente, per far capire ai comaschi che noi siamo la proposta
che porta avanti i valori del centrodestra e che questa dispersione che c'è stata naturalmente per tutte queste liste civiche va ricompattata, e quindi tutti i comaschi che vogliono scegliere il centrodestra dovranno davvero scendere e votare, perché purtroppo ci sono stati anche 5.000 votanti in meno, e questo storicamente poi tocca sempre agli elettori del centrodestra che magari rinunciano ad andare a votare. Ho sentito anche che naturalmente tutte queste liste, tutti questi candidati hanno un po' sconcertato la gente, quindi noi lavoreremo sicuramente per questo e cercheremo magari anche di ragionare con qualcuno su programmi, persone, tutto proprio sempre intorno ai valori del centrodestra, quindi distinguendoci proprio dalla sinistra, dall'esperienza come quella di Milano e altre esperienze che ovviamente hanno modi di amministrare le città ben diverse da quella che abbiamo noi. Ecco, senti, adesso sarà alle segreterie poi fare il discorso degli apparentamenti? Beh no, io devo dire che sono sempre stata coinvolta dall'inizio e comunque ne stiamo ragionando, ne ragioneremo da domani, adesso oggi vogliamo aspettare i voti. Ecco, invece proprio lei che desiderio avrebbe? In che senso? Come apparentamento in generale? No, io vorrei davvero mandare questo messaggio di una cittadina che ha voluto mettersi a disposizione della città e che quindi crede davvero di poter cambiare le cose e di voler lavorare per la città, e quindi che io rappresento la novità e che posso davvero essere fuori da qualsiasi schema politico, proprio perché pur avendo i valori del centrodestra e volendoli portare avanti, anche il partito stesso mi ha detto vai e sentiti libera di fare le scelte migliori per Como e non per il partito. Quindi io è quello che sto portando avanti e cercherò di farlo capire a tutti i cittadini. C'è qualcuno con cui non vorrebbe apparentarsi? Probabilmente sì, ma ne ragionerò con tutti gli altri, perché noi siamo una squadra e le decisioni le prendiamo sempre insieme, quindi da domani ci lavoreremo, ci ragioneremo e poi prenderemo le nostre decisioni. Grazie. Casa, casa. Gliela prendo io. Che giacca è? Scusa, in questo momento. Che giacca è? Che gliela questo è il modo di No, no, ma noi la facciamo senza dietro loro, ci mancherebbe. Dai, partiamo subito. Porti la giacca della dottoressa. Io sono assolutamente imbarazzato per i comaschi, perché vedere che la Laura Bordoni ha preso 14 voti su 100 è una cosa che mi indispone. Non capisco questo dato. Detto questo, ho fatto il massimo per far sì che Como potesse avere un'alternativa credibile a questi partiti, a questi carrozzoni. Hanno visto l'aiuto di leader nazionali, hanno avuto migliaia di euro dai partiti, hanno segretari pagati dai cittadini. Nulla, io sono soddisfatto, sono arrabbiato perché mi piacerebbe sapere chi sono questi 14 comaschi su 100 che hanno avuto il coraggio di votare ancora chi questa città l'ha fatta a pezzi e che aveva parte dei consiglieri, una buona parte dei consiglieri di questa città l'hanno fatta a pezzi. Una cosa a me incomprensibile. Viva la democrazia comunque, viva la democrazia. Ecco, però devo dire che il PDL ha avuto un sostanziale crollo, ma un crollo che evidentemente ti aspettavi essere ancora... Non adeguato ai reali danni che fa. Io puntavo realmente al ballottaggio, ma con Lucini sicuramente mi sarebbe piaciuto far capire ai comaschi che Lucini, se non avesse corso con Vendola, Bersani, Bindi e tutta quella fuffa che si porta presso, probabilmente oggi avrebbe meno voti di me. Sono certo che la Bordoni e Lucini, se non avessero avuto i loro partiti alle spalle, mi sarebbe piaciuto vedere il risultato che avrebbero ottenuto. Beh, però io penso che come candidati. Ringrazio i miei compagni di viaggio, ringrazio veramente i miei 58 candidati, che sono stati 58 leoni, che mi hanno portato al terzo posto in questa graduatoria. Insomma, mi sembra di capire che avresti sperato che il PDL andasse ancora peggio, anche come, possiamo dire, punizione verso... Il PDL meritava una forte punizione e Bruni non parliamone, non c'è più tempo. Sono contento e spero che con Lucini quantomeno non ci siano più cervini che ronzino dalle parti della giunta. Questo potrebbe essere una buona cosa nel prossimo mandato. Diciamo che se l'obiettivo era togliere di mezzo il centrodestra, ho dato il mio forte contributo e ho dato un'alternativa. Mi sarebbe piaciuto togliere anche il centro-sinistra, non ce l'ho.
addirittura che tu abbia portato voti via voti al Movimento 5 Stelle. Allora, io penso che il signor Ceruti Luca probabilmente non lo conoscano nemmeno i suoi compagni forse lo conoscono i suoi compagni di classe e qualche vicino di casa. Il 5% che ha preso deve semplicemente a Grillo, di conseguenza non capisco che voti io possa aver portato via Ceruti. Casomai è Ceruti che ne ha portati via a me, ma perché la gente purtroppo guarda i loghi. Ripeto, il progetto di Grillo onestamente non mi sembra neanche un granché, ma insomma, questa è la realtà dei fatti. Sono realista, sono contentissimo, ho creato e ho dato a un 10% di Comasi una possibilità di avere una buona rappresentatività in Consiglio Comunale. Però tu hai detto che inizia adesso la tua campagna elettorale per il 2017. Ah, certo. Ammesso che chi va al governo di questa città riesca a governare 5 anni, ti attendono 5 anni ancora in opposizione. Ormai no, è il mio modo di vivere la politica, nel senso, ma va bene così, spero di poter contribuire così al bene di Como, ma realmente penso di poter contribuire al bene di Como. Mi sembra di capire che l'opposizione, mi sembra di poter dire che l'opposizione la supera abbastanza bene. Con 39 sezioni su 74 l'aggiornamento, vediamo, allora Lucide 33, stabile sul intorno al 33, poco più per cento. La Bordoli 14,29 sta perdendo, hai perso qualcosa anche tu, 8,64%, e dopo c'è Gatti, la Lega solo Gatti, 6,93%. Gatti, c'è Gatti, ci sono Reinaldin e Pozzi, non c'è Gatti. Reinaldin, Pozzi, tutta la banda. Che bello però vedere l'opposizione. Oh, questa è già un'altra bella cosa. Senti, anche un calo di preferenze, sembra che ci siano state poche preferenze. Secondo te anche il sistema di voto, eccetera? Io penso che se la gente si informasse almeno quanto si informa prima di andare a comprare le promozioni in un centro commerciale per andare a votare, cioè non arrivasse al voto impreparata senza nemmeno aver letto una pagina di un giornale che lo spiega, probabilmente non ci sarebbero tutti questi voti. Ti risulta che ci siano sezioni da scrutinare in cui magari possono esserci delle sorprese gradite per te? No, il polso della sezione. E cosa hai fatto stasera? Questa sera ho girato un po' per le sezioni e tra poco andrò alla visita con i miei amici a bere una birra. Se ti chiedessi al ballottaggio vanno Lucini, Bordeaux,